Oggi è lunedì, le cagnolette stanno mangiando, stanno bene. Ora devo chiamare lo psichiatrico per vedere, devo fare la barba, per vedere Zanni, devo parlare col medico. A dopo. Sono le 9:30 di mattina e mi hanno detto di fare questo, logicamente del giorno in cui carico il video. E mi hanno detto di chiamare direttamente al numero per parlare del medico, per parlare con me. Gli chiederò come sta, che cosa stanno facendo, che cosa, senza essere troppo invasivo, perché non posso. E più se ha bisogno di appunto gli indumenti, qualche cosa, un pigiama, mi sembra assurdo. Comunque, Hello Peoples, è stato dato dalla centralinista, dal centralino, mi è stato dato il numero interno direttamente dal medico, ora provo a chiamarli. Premetto che da quando non c'è Zani, ma non perché non vuole bene i cani, non voleva bene i cani, ma perché era completamente. Già lei era un po' strana nel cibo, gli dava continuamente pane, tipo anche crackers, pane confezionato, insomma indurito. E glielo spiegavo, infatti, Cali non si gratta più. Vero, Caluzza? Niente, ora li chiamo. Sofì, quel forellino che aveva, che poi si era leccato, era diventato grande, nel dilato nel fianco, lì si è curato. E, cioè, gli è passato. Non è un doppio foro, quindi non è un morso. Non lo so che cosa gli è successo. Però sta bene. Vado a fare la telefonata sperando che mi rispondano. Parlato con la dottoressa dello psichiatrico tanto, un'oretta, magari gli ho fatto anche una testa così, molto gentile, molto umanamente, anche veramente una persona molto simpatica questa dottoressa. Evito di fare il nome per privacy, forse è meglio così. Diciamo inizia con la B e finisce con la E, B A e finisce con la E, ba e finisce con lei. Poi vi spiego perché devo andare a comprare quattro cose. Forse ha tranquillizzato più me che Zanni. Dice che ha cose maniacali di bipolarità fortissima. Comunque gli farà. Queste cose possono capitare anche senza assunzione di farmaci, droghe e senza cose. Comunque proverà anche a fare l'esame tossicologico, dice, ma relativamente poco importa, attualmente ha una bipolarità maniacale fortissima, è un po' vera, è un po' tra la realtà e l'esasperazione della realtà, quindi vi farò sapere. Ora ho da fare, mi devo vestire, devo andare a prendere queste cose. Mi ha fatto forse stare un po' meglio a me, mi ha dato una speranza che si può riprendere, non si preoccupi. Vedremo come fare quando sarà tutto sicuro, però. Ho poco tempo a disposizione. Io non è la prima volta che imbatto in queste cose di bipolarità, quindi conosco il fatto del litio, delle cose, secondo me molte sono indotte. Però da quanto ho capito, psichiatri, psicologi e cose, e come mi ha fatto capire la dottoressa, anche se gli farà l'esame tossicologico, ora, siccome è passato del tempo e ci sono le, ora poco importa relativamente questa cosa, perché loro la diagnosi, non lo so cosa succederà con l'esame tossicologico, è passato anche del tempo, quindi potrebbero non trovare niente, non lo so. Se farmaci, se droghe pesanti, allucinogene e cose.
Dice che intanto ora come ora quello per cui bisogna trattare non è la prima persona che trovo con queste cose qui, più che pensare al contatto con altre persone, con somministrazione di cose, intanto bisogna pensare a fare l'esame tossicologico, a pensare intanto alla bipolarità e a queste cose qua. E probabilmente sono anch'io d'accordo alla linea della dottoressa, perché intanto bisogna pensare all'ora, all'attimo, a quello che sta succedendo ora, e poi vedere tramite gli esami e le cose, scavare nelle cose. Io spero che questa persona sia umanamente e professionalmente in grado di seguirle, abbia il tempo anche per fare queste cose qui. È così, quindi è giusto che intanto si cura quello che ha ora e poi riuscire a scavare e vedere che cosa è successo, cosa gli hanno dato e cose, ma intanto la cura è su quello che ha ora. È così, lo faccio e vado. Poi magari in seguito farò il nome della dottoressa. Io lo sto facendo per questione di privacy e per difenderla, non lo so se ci sono delle pressioni o delle cose. Io sono sempre sospettoso perché non sono fatti normali. La dottoressa dice che è bipolarità, è quello che attualmente lei ora sta notando è questo. Quindi è da qui che si deve partire, si deve andare un po' indietro, un po' avanti, vedere com'è la situazione. E poi si vedrà una settimana, 10 giorni, come migliora, e poi vedere se possiamo rivederci. Io sono il suo punto di riferimento, entrare in contatto. E queste cose qui, però, evitando che lei mi possa fare del male o che io mi debba difendere da situazioni. Comunque, fra una settimana, fra 10 giorni ci riaggiorniamo e ci sentiremo. Intanto gli vado a fare dare questi pigiami, queste cose, le mutande, il cambio, le cose per cui che le servono. Hello peoples, a dopo. Sempre le stesse cose strane. Attualmente è sotto il TS, è sotto TSO, fino a quando non si può fare la cura e non si inquadra meglio la situazione. Io logicamente ringrazio le persone che cercano di fare del bene e riescono anche con i mezzi e con le cose a fare bene il bene. Io sto cercando di fare bene il bene. Vedi che in questa situazione è difficile. Io resto sospettoso sull'ambiguità di certe situazioni. Per me gli è stato indotto questa cosa, ripeto, non perché voglio andare contro la dottoressa. La dottoressa dice l'opposto. Può essere che mi sbaglio io, ma è lecito sbagliarsi in una cosa del genere. Non sarebbe né la prima né l'ultima ad essere stata avvelenata. Cose. Faranno l'esame tossicologico, ma comunque. Bisogna, non so quanto possa servire a distanza di tutto questo tempo, però riportarla, cercare di riportarla a una coscienza migliore è una cosa migliore. Non so neanche se hanno i mezzi per poter vedere a distanza, so, il capello, il DNA per vedere queste cose qua. Se è stata, io però gli dicevo di evitare bicchierini, di bere, di fare, forse è un mio dubbio.